della formazione Regina insieme a Nino Fazio. Buonasera, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, io so che non si guarda in casa da altri, però diciamo che questo risultato, in vista anche di una partita difficile come quella che avrete domani, male non fa. Ecco, ci sarà ancora più spinta per provare ad avere la meglio sulla Morrone, non solo in ottica primo posto, ma potremmo anche dire eventualmente in chiave playoff, visto che proprio la Morrone è quinta. Beh, assolutamente. Un campionato così equilibrato ci porta ovviamente a guardare la vetta della classifica, ma anche a dare sempre uno sguardo a chi ci sta dietro. La Vigor sta facendo un campionato davvero molto, molto importante, quindi noi abbiamo, diciamo, il nostro mirino puntato sul San Luca, però è chiaro che dobbiamo sempre un attimino guardarci dietro e vedere cosa fanno le altre. E oggi il pareggio della Vigor, diciamo, un attimino, avremmo preferito un altro risultato, ecco, dobbiamo essere onesti. Però perché al 90esimo ovviamente ci avevate fatto infatti, un po' la bocca, ecco. Proprio per questo, infatti ci speravamo sportivamente parlando in una disfatta, però ripeto, il campionato è molto equilibrato e questa è l'ennesima testimonianza. Ecco, domani tra l'altro una partita molto, molto spigolosa, perché la Morrone è una squadra che sicuramente gioca un bel calcio, propone, sbarazzina, ci vuole molta tranquillità e mi sembra di poter dire che l'ultimo periodo è stato più tranquillo per la vostra squadra. Ecco, forse il problema non è mai stato tecnico, per quanto l'organico è stato ridisegnato, anche se non rivoluzionato, ma come dire, tutte le componenti hanno iniziato a trovare un certo equilibrio, ora la squadra marcia. Sì, la squadra è, tranne qualche innesso, la stessa diciamo di fino a 5 giornate fa. È chiaro che questo, il cambio di allenatore può aver portato sì una serenità, non che mancasse prima, però chiaramente si cambia metodo di allenamento, c'è magari un approccio diverso da parte del mister nei confronti dei calciatori, quindi magari ha potuto influire questo sul morale, che anche prima era alto. È chiaro che adesso, anche perché ci sono comunque 4 vittorie di fila, di cui 3 in trasferta, danno morale, quindi aiutano anche ad essere più sereni. La gara con la Morrone di domani sarà molto difficile, lo sappiamo, perché già all'andata abbiamo avuto non poche difficoltà. Puntiamo chiaramente ovviamente ad ottenere il massimo del risultato, però sappiamo che domani sarà un test molto molto importante e non possiamo assolutamente fallire, anche perché il San Luca si troverà a giocare invece una partita che sulla carta dovrebbe essere un tantino più agevole. Però è chiaro, noi dobbiamo guardare in casa nostra e quindi faremo il possibile per poter portare a casa i 3 punti. Ultimissima domanda, lei crede veramente che saranno gli scontri diretti a decidere questo campionato, o è proprio il rischio di dare troppa pressione a quelle partite che potrebbe giocare qualche scherzo durante il cammino? Ma questo è un campionato, come ho già detto prima, talmente equilibrato che la differenza tra la prima in classifica e, diciamo, le squadre che sono nelle retrovie c'è a livello numerico, ma sul campo molte volte non lo si vede. Noi addirittura anche con l'ultima gara di sabato col Gallico Catona, sul 2-0 sembrava una gara ormai chiusa, ormai agevole, con un uomo in meno il Gallico Catona, poi invece è riuscito a trovare un gol e posso garantire che è stata una partita tiratissima e sofferta fino alla fine. A guardare la classifica nessuno l'avrebbe mai detto, ecco perché credo che è un campionato talmente particolare, passatemi il termine, che secondo me si giocherà fino all'ultima giornata, a meno che non ci dovesse essere un crollo o da parte del San Luca o da parte nostra e quindi una delle due compagini prendere il largo. Ma ripeto, vedendo quelli che sono i risultati domenica per domenica, credo che si possa correre il rischio veramente di arrivare all'ultima giornata e giocarci il campionato. Noi ovviamente speriamo di arrivare alle ultime giornate già tranquilli di aver conquistato il titolo. Però ripeto, bisogna essere oggettivi, bisogna dire che è un campionato davvero veramente molto molto equilibrato. Bene, in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi. Crespi, in bocca al lupo e complimenti per la trasmissione. Grazie, alla prossima.